ragazzi, sono Candy Mami, eccomi di nuovo qua in questo mio nuovo video. Oggi vi mostrerò... Eccomi qua ragazzi, con le mie ultime chicche della collezione dei puzzle. Come vedete, oggi vi mostrerò nel video il puzzle di Barbie, di Lulu, di Gem e le Holograms, di Kiss Me Licia e il mini puzzle di Pucci. Buona visione a tutti! Eccomi qua ragazzi, come primo puzzle oggi vi mostrerò il puzzle di Barbie. Eccolo qua, stupendo, 150 pezzi della Playtime, nuovo nella scatola, nuovo perché ho guardato, siccome ho sgrollato la scatola per sentire i pezzi e non sentendo nessun rumore dei pezzi del puzzle, ho notato che era sigillato con lo scotch e l'ho aperto per vedere dentro se effettivamente c'erano i pezzi del puzzle o se c'era solo la scatola, ma impossibile anche perché era sigillato, quindi oddio, ognuno può aprirlo e poi risigillarlo quando vuole, cioè purtroppo i truffatori in giro ci sono e quindi ho voluto dare una controllata, ma effettivamente il puzzle c'è e ora lo andiamo a guardare insieme. Tanto vedete, la scatola è tenuta benissimo. Qui si vede l'immagine di Barbie che porta a passeggio il cane. Eccolo qua, bellissimo, meraviglioso. La scatola è tenuta molto bene, veramente molto bene. Cioè, ora cerco di alzarla in maniera da potervela far vedere anche ai lati, se ci riesco, far vedere il coperchio ai lati, vediamo un poco, sperando di non fare danni. No, eccolo qui. Ecco qua. Eccola qui. Top quality puzzle della Playtime, eccolo qua, meraviglioso. Anche qua vedete, qui ho aperto la scatola, ho staccato lo scotch, eccola qua, e ora tolgo il coperchio per vedere all'interno il puzzle, che è fatto. Cioè, i pezzetti non sono sfatti, il puzzle è fatto. Eccolo qui, i pezzetti ci sono tutti. Togliamo il coperchio un attimo. Eccolo qua. Meraviglioso. Come vedete, i pezzi ci sono tutti, non ne manca neanche uno. Meraviglioso. Ma mi piacciono tantissimo le Barbie, quindi il puzzle era d'obbligo nella mia collezione, ci doveva essere assolutamente. Poi questo è veramente stupendo, molto molto bello, veramente molto bello. I pezzi, vedete, sono tenuti bene, non sono sbucciati, infatti proprio perché è nuovo. Eccolo qua, veramente meraviglioso. Ci qua come secondo puzzle vi mostrerò quello di Lulu, la mia maghetta preferita. Come vi avevo detto, come maghette preferite, prima di Creamy avevo appunto Lulu, Bia e poi tutte le altre, Sandy, Renzi la strega, eccetera eccetera, tutte maghette che c'erano fine anni 70, primi anni 80, prima dei cartoni animati che davano su Bim Bum Bam e le sigle cantate da Cristina Ravena. Poi è subentrata Creamy e ha preso il posto di tutte le altre. Comunque Lulu rimarrà sempre la mia maghetta preferita dopo Creamy, perché io l'adoro. Adoro il cartone animato, la storia, è meraviglioso, è veramente meraviglioso. Poi, come vi ricorderete, vi feci anche vedere nella mia collezione degli oggettini magici appartenuti alle maghette lo specchietto di Lulu, i due specchietti di Lulu, uno in box e l'altro dentro alla valigetta, il beauty. Quindi il puzzle di Lulu doveva esserci assolutamente nella mia collezione di puzzle, perché come vi ho detto, come sapete, Lulu io l'adoro e quindi sono felicissima di averlo trovato, di averlo comprato e di poterlo mostrare a voi e condividerlo con voi. Eccolo qua, la scatola, come vedete, ha segni di usura dovuti al tempo, infatti questo è un puzzle usato,
però tenuto bene, i pezzi ci sono tutti e la scatola, appunto, andiamola a vedere bene. Eccola qua, come vedete c'è Lulu con Dum Dum e Nana. Stupendo, meraviglioso. Eccolo qui, della Clam Toys, 100 pezzi. Eccolo qua, guardiamolo bene la scatola, andiamola bene in tutti i lati, come vedete qui c'è lo scotch un po' sbucciata, anche sotto c'è un po' di ammaccature, un po' di piegature, ma insomma è tenuto bene nell'insieme, insomma è tenuto abbastanza bene. Anche qui vedete c'è lo scotch, anche qua nel coperchio, eccola qua. E ora apriamola per vedere il puzzle all'interno. Eccoli qua i pezzi, ci sono tutti. Eccoli qua. Poi quando mi verrà voglia di farlo, lo farò, lo faccio, perché assolutamente io ho voglia di fare il puzzle, tanto che non li rifaccio. Poi fare puzzle di personaggi, di cartoni animati che io amo, è una soddisfazione immensa, quindi lo voglio fare, lo voglio fare perché ne ho proprio voglia. Ecco qua, pezzi, quelli qui, vedete, sono tenuti bene, anche se usato comunque non presentano sbucciature di altro genere. Ecco qua, e questo è il puzzle di Lulu, l'angelo tra i fiori. Meraviglioso. Eccomi qua con altri pezzi della mia collezione dei puzzle, ovvero i puzzle di Gem e le Holograms, tutte e due della MB. Andiamoli a vedere bene, eccoli qua, stupendi. Come sapete, Gem non è il personaggio che io colleziono, infatti non ho né le bamboline né le action figure, non ho niente di tutto questo delle Gem. L'unica cosa che io ho di Gem e le Holograms sono appunto i puzzle, e poi ho trovato gli orecchini che si accendono, che ve li farò vedere, e il costume di carnevale della Sarti, che vi mostrerò più avanti quando vi farò vedere i ritrovamenti riguardanti i costumi di carnevale vintage. Come sapete, io amo i cartoni animati in generale, soprattutto i costumi di carnevale in generale, dei personaggi dei cartoni animati. Quindi sapete che io amo collezionare i costumi di carnevale, vi feci vedere dei video riguardanti appunto i costumi della Ferrari Mazzini, Remy, c'ho la Pemaglia, e Anna dei capelli rossi, Candy Candy, e ho avuto la fortuna di trovarne molti, ne ho trovati 12, sia della Sarti che della Ferrari Mazzini e della Giochi Preziosi, che vi mostrerò più avanti. E in più una chicca che vi darò un'anticipazione, ma non dico altro, vedrete. Intanto concentriamoci sui puzzle di Gem e le Holograms, poi vi mostrerò anche il costume, che è uno spettacolo. Intanto rimaniamo appunto sul puzzle, perché il video riguarda i puzzle oggi. Andiamolo a vedere bene. Intanto prima guardiamo questo, che è stupendo, mi vedete, è tenuto molto bene. Qui si vede Gem e le Holograms, eccolo qua, meraviglioso. Anche la scatola è tenuta molto bene, come vedete non ha, almeno davanti non ha sbucciature, almeno sì, no, qui sì, c'è una sbucciaturina lì, sì, però nel complesso è tenuta bene la scatola. Eccola qua, ci sono 200 pezzi, eccolo qui, MB Puzzle. Andiamolo a vedere la scatola, tutti i lati, eccolo qua, stupendo. A me piacciono i puzzle Gem, come vi ho detto non la colleziono, però lo guardavo il cartone, quindi mi piace, è un bel cartone animato, e anche il personaggio di Gem mi piace abbastanza, via, mi piace, ecco.
quindi il puzzle ci doveva essere. Togliamo il coperchio ed eccolo qua. Come vedete i pezzi sono tenuti molto bene. Qui c'è anche un fogliettino che mi ha lasciato l'ex proprietario, che mi ha venduto il puzzle, con un messaggino dietro. Eccolo qua il puzzle, come vedete è tenuto molto bene. Benissimo. Era fatto, e è un po' sfatto, cioè in certi punti, i pezzi mi sembra che ci siano tutti, a vedere così ci sono tutti. Non sono sbucciati né ammaccati per niente, è tenuto molto molto bene. Veramente stupendo questo puzzle. Eccolo qua, meraviglioso. Mettiamo dentro il fogliettino e copriamo. E questo è il puzzle di Gem. Invece, l'altro puzzle che riguarda sempre Gem e le holograms dell'MP è composto solo dalle holograms. Di questi puzzle ce ne dovrebbero essere altri due, se non erro, sono quattro. Quindi no, tre ce ne sono e me ne mancano perché li hanno fatti diversi, con immagini diverse. Quindi io ho trovato questo qui con le holograms, poi ce ne dovrebbero essere gli altri, appunto uno con Gem e poi gli altri non me lo ricordo. Spero di trovarli anche quelli per completare tutta il set di questi puzzle. Eccola qui la scatola, purtroppo come vedete è ammaccata, vedete, piegata lì, è anche un po' sbucciata, ci sono delle piegature, però anche qui vedete è sbucciata, sempre delle MB, gli anni ce li ha, purtroppo è usata come anche l'altro puzzle, però rispetto a questo l'altra scatola è tenuta leggermente meglio, questa è un po' più usurata, ma insomma via, ci accontentiamo. Ecco, qui anche qui vedete c'è una sbucciatura, c'è una ammaccatura. Eccolo qua. E ora lo apriamo. Apriamolo dentro per vedere i pezzi come sono messi. Vediamo un po' se riusciamo ad aprirlo, ad aprire sul coperchio. Eccolo qua. Infatti, sì, eccolo qui. I pezzi sono tenuti molto bene, eh? A quanto vedo sono un po' più grossi rispetto a quelli dell'altro puzzle. Eccoli qua, è tenuto molto bene, i pezzi sono tenuti molto molto bene. Dietro sì, c'hanno un po' di macchiettine, il tempo purtroppo c'è poco da fare, sono oggetti vintage, quindi è normale che ci siano i segni di usura del tempo, però tutto sommato è tenuto benissimo. Ed eccolo qua. Ora ricopriamo e mettiamo il coperchio ed ecco qua i puzzle di Gem e le holograms. Gli ultimi pezzi della mia collezione dei puzzle, vi mostrerò il mini puzzle di Pucci e il puzzle di Kismilicia. Eccolo qua, meraviglioso. Questo mi dispiace, ma non ve lo posso mostrare perché, come vedete, ancora l'etichetta del prezzo. E in più ha sempre la velina, la cartina di imballo originale. Vedete? È un po' sciupata ai lati, è un po' rotta e strappata. Quindi è nuovo questo, mai giocato, e così lo voglio lasciare sigillato. Non voglio aprirlo in nessun modo, voglio lasciarlo così. Vi faccio vedere la scatola da ambo i lati. Questo qui è della Toei Animation. Eccolo qua, della Schmidt Puzzle di Kismilicia. Ci sono 100 pezzi. Eccolo qua, vedete c'è Mirko, Kismilicia, Andrea e Giuliano. Meraviglioso. Non sapete che felicità nell'averlo trovato. So che ce n'è un altro uguale. Ecco, stava questo qui dal prezzo 800 lire, impossibile, boh, non si vede bene, vabbè. Comunque ce n'è un altro uguale con la stessa immagine della Junior Hit. Spero di trovare anche quello. Intanto ho trovato questo, spero di trovare anche quello. Speriamo. È lo stesso disegno, eh? È lo stesso disegno, però della Junior Hit, della International Team. Questo qui è della Schmidt.
E già aver trovato questo per me è il top. Perché io desideravo tanto avere il puzzle di Kiss Milicia, so che ce ne sono degli altri, spero di riuscire a trovare anche gli altri in futuro e poterveli far vedere. Intanto io ho questo e per me è il massimo. Meraviglioso e stupendo. Eccolo qua. E poi il mini puzzle di Pucci. L'immagine è questa. Pucci sdraiata nel letto che dorme. Eccolo qua. Quindi ci sono i pezzi, vedete? Eccolo qua. Mettiamo fuori la bustina. Eccolo qua. Sono grossi i pezzi. Tenuti molto bene, anche se la scatola è usurata, è usato, però sono tenuti molto bene. Ed ecco qua, per oggi è tutto. Spero che questo video vi piaccia. Mi raccomando, condividete, mettete tanti tanti like e iscrivetevi al mio canale. Al prossimo video, un bacione a tutti. Ciao ciao!